siamo su Rogue Harvest oggi. Prima di cominciare vi annuncio che cercherò da adesso in poi di registrare il più possibile col microfono esterno, come sto facendo in questo momento, perché mi sono trasferito finalmente nella casa nuova, come vi avevo annunciato nel blog precedente, quindi avrò un pochino più di spazio per registrare e anche un po' più tempo. L'unica controindicazione è che questa stanza, la stanza studio di registrazione, stanza PC, rimbomba un pochino perché ci sono attualmente ancora delle pareti libere e magari poi un giorno vi farò vedere anche la libreria che ho dietro di me con tutto il reparto gaming, con tutti i giochi, tutte le collector edition. Allora, andiamo a vedere Rogue Harvest. Rogue Harvest sembrerebbe, però non ne sono completamente sicuro, un gioco creato con RPG Maker. E per quanto non mi piaccia magari giocare a giochi di questo tipo, però questo mi è piaciuto. Lo andiamo a vedere subito, creiamo un mondo nuovo. È un gioco che parla, è un gioco, un survival, sulla falsa riga di un Minecraft, un Terraria, dove c'è questa persona che va in aereo con questo aereo con le eliche a cercare una donna. Poi non si capisce bene. È un gioco con una storia, diciamo, un pochino confusionaria, dicono le recensioni, ma chi se ne frega della storia, a noi interessa il survival. È un survival con la permadeath, quindi se muoiamo il gioco finisce. Allora lui dice che deve trovarla e partiremo subito da qui. Inizieremo trovando anche dei... Allora, prima di tutto il gioco sta creando il mondo, sta creando, ingrassando i maiali, seppellendo tesori, un po' in basso a sinistra leggete un po' sulla falsa riga di The Sims. Sta aggiustando il clima. Ok, abbiamo la nostra casetta, ci muoviamo col mouse. La cosa che ho notato un po' ostica, la cosa che ho notato un po' ostica al momento è il movimento in diagonale, vedete che sale un po' in questo modo. Comunque, iniziamo subito. Starei anche volentieri a spiegare in che cosa consiste il gioco, ma dobbiamo darci una mossa, bisogna raccogliere assolutamente qualcosa, perché in alto a destra, a sinistra, scusate, beh, in alto a destra prima di tutto vedete l'indicatore del giorno, siamo in pieno pomeriggio. Dobbiamo darci da fare, perché la barra che vedete, dicevo, in alto a sinistra è la vita, e poi, vabbè, lui parla intanto, fa i suoi discorsi. Questo è corn seed, lo prendiamo e ci piantiamo anche le patate. Sopra le patate, sotto il grano. Allora, tac. L'energy è la nostra fame, quindi no, non possiamo piantarla lì. Allora, non sono buchi dove poter piantare roba. Niente, aspetta. Teniamo con i semi lì e continuiamo con la nostra opera di... Utilissima, utilissime sono le orme che lasciamo, dato che non c'è una mappa, riusciremo a tornare indietro, almeno nei limiti del possibile. Shiftiamo a lascia e raccogliamo un po' di pietra. Dobbiamo assolutamente raccogliere un sacco di legna e pietra, perché poi andremo a vedere che cosa potremmo fare. Allora, dobbiamo anche raccogliere. Lì c'è una traccia del metallo strano, voglio capire che cos'è. Queste sono ancora scappano gli animali, finché non abbiamo la distanza e la sensibilità. Allora, speriamo di riuscire a ritrovare a casa, io ho fatto un po' di trovata, ma penso che sparisca la mappa, non so perché. Intanto troviamo delle donne morte e coniglietto. Ok, carne di coniglio sarà fondamentale. Merda! Sì,
c'è una Tombstone. Ovviamente la notte arrivano i nostri casa. Spero vada bene lo stesso. Allora, adesso mentre ci sarà la notte e non avremo niente da fare, vi farò vedere tutta la parte crafting. Allora, adesso arriva la notte, noi riusciremo a montarci. In caso comunque io mi porto avanti che io. Delle cose e poi andiamo a vedere tutto bene nel dettaglio. La casetta è qua, non vorrei che poi sparisse. Ok, abbiamo costruito la casa, cioè la casa c'è già, rimane. Allora era proprio la prima partita dove non avevo trovato nulla. Adesso allora iniziamo creando il tavolo da lavoro che andiamo a piazzare subito qua in casa. Il tavolo da lavoro ci consente di craftare altre cose, come ad esempio questo, che proverò a fare mettere subito qui. Merda! Merda! No! Merda! Metti giù la parete, che qua va a finire malissimo. Adesso usciamo e pezziamo. Ok, vediamo adesso se ci casca davanti. Vai, scheletrino. Ok, bravo. Abbiamo ottenuto un'anima. Adesso vi faccio vedere il crafting. Allora, con tasto C apriamo il crafting e abbiamo le strutture, l'equipaggiamento e la possibilità di cucinare. Cliccando col destro sul tavolo da lavoro ci si sblocca, cioè ci si apre comunque il crafting. Però vedete, le ricette che abbiamo sono queste. Cliccandoci sopra ci dice richiede, vabbè, costa 5 di pietra. Ci chiede un crafting table. Andiamo a vedere gli oggetti che ci sono. Craft table che abbiamo già fatto. L'oven, quindi ci serve del charcoal, del carbone per cuocere. Un chest, 2 stone, 6 good log. Il letto, 2 blue flowers, 4 di seta e 8 wood logs. Bonfire, il fuoco ci chiede 4 logs, è veramente pericolosissimo, basta avvicinarsi lui il fuoco lascia e le scintille e ci fa prendere fuoco e morire. Wood wall l'abbiamo fatta, wood door anche. Il pavimento costa 1 di log, possiamo fare le fences, il cancello, possiamo fare la stone wall, quindi il muro di pietra, la porta di pietra, il pavimento di pietra, la trappola che vedete ha funzionato, il marmo, pavimento di marmo, pareti di marmo, il tappeto rosso addirittura, il tappeto blu e il muro di argilla. Equipaggiamento, abbiamo le asce d'oro, il piccone d'oro, abbiamo la garden hoe, quindi la zappa, abbiamo il cappello da fare, l'elmo, e richiedono tutti il crafting table, la cloud sword, praticamente ci serve oro e argento, le frecce, l'arco ci chiede un silk, la bomba foglia, raccogliendo delle foglie del carbone, praticamente questo è il bunny wand, ci chiede un wood e 30 anime, perché noi vedete abbiamo ucciso i mostri, quindi un po' la Dark Souls, raccogliendo le anime possiamo fare questa arma che trasforma i piccoli nemici in bunny, in conigli. La necro può summonare, diciamo evocare un alleato non morto,
il Fire lancia con 25 anime, lancia Palle di Fuoco. Il cooking è interessante perché ci consente di fare con la carne, ci consente di cucinare. Comunque adesso appena il giorno, appena la notte finisce, faremo qualcosa. L'inventario con tasto I, vedete quello che abbiamo, adesso un momento magari ci mangiamo una carota, vedete così là, l'energia sale, ci mangiamo anche l'anguria, così sale anche qui la nostra energy. Abbiamo preso 15 anime. Ok. Dobbiamo per forza fare magari un'altra di queste, quindi la piazziamo da fuori. Ci prendiamo altre anime. Ok, altre anime. Abbiamo ottenuto 16 anime. Adesso abbiamo. Ah, Silk, ok, l'hai tenuta già a seta, non string. Ok, adesso le schede se ne andranno. Ah, qua abbiamo già, ok, è già cresciuto della roba, ok. Allora, vediamo un attimo. Merda, mi stavano distruggendo il muro. Vabbè, è poco male. Merda, non stavo tentando premere il tasto destro perché cliccando si muove. Rinforziamo un po' le pareti. Merdacce. Ok, adesso andiamo fuori a spiegargli un po' come gira il mondo, perché ci sta distruggendo la casa questo stronzo. Dobbiamo fare il muro in pietra. Vai crepa. Ok, adesso ci hanno distrutto i campi e tutto. Comunque adesso un po' di cose. Andiamo a prendere della legna di nuovo. Vediamo, adesso il gioco io spero che lo sviluppino bene, aggiungano tanti oggetti nuovi. Poi magari la modalità multiplayer non sarebbe male. Diciamo che ormai il genere è abbastanza tagliato e ritagliato. Però vabbè. Sì, lo so. Allora, rocce 9, vediamo se riusciamo a fare la zappa. Equip. Olè. Tac. Inventario. Zappa è l'unica che ha il diciamo il contatore di misura. Potato seed. Ah no, merda, non voglio inventarla. Il watermelon, perfetto. Quindi adesso con la zappa andiamo a usarla, vedete come scende piuttosto velocemente. 1, 2, 3, piantiamo qui, qui e il watermelon lì. Poi abbiamo altri semi, sì, quindi piantiamo anche qui. 1, 2, 3, cosa ho premuto? Ok, vabbè. Allora piantiamo il grano qui, che abbiamo 1, 2, 3, nuovamente 1, 2, 3, abbiamo altri semi, piantiamo questo, 1, carota piantata, così ci andiamo un po' energy, più tardi ci mangiamo due funghetti, adesso ci mangiamo anche questo, almeno facciamo salire un po' l'energia dato che stiamo morendo. Minchia, il funghetto vicino. Non mangiamo i funghetti. Se capisce un cazzo. Speriamo finisca presto. Non vedo nemmeno il mouse. Dov'è? Adesso finirà l'effetto, spero. Mangiamo di notte, che almeno. Allora. Vediamo. Il chest. Possiamo fare il letto. Due blue flower, 4 silk. Ci manca un silk. Dobbiamo andare a prendere un ragno. Il blue flower ce l'abbiamo. Facciamo il letto che magari ci passa anche la notte, ci passa la paura. Allora, adesso avanziamo da IT per day, in modo da non perderci. Vieni qui. Ole, ecco qui, virtuali. Bene,
questo gioco prima che lo avessi in sistema. Non ho aggiornato parecchio, cioè sono passati da migliorare il clima, adesso non ho ben capito se è inserito anche l'inverno, ma penso che ci sia anche un sistema di stagioni introdotto da pochissimo tempo. Non siamo messi assolutamente bene, quindi un po' di cura. Letto, perfetto, letto fatto. Lo piazziamo in casa. Adesso dovremmo potenziare un pochino le pareti. Stone ne abbiamo, non possiamo. Rinforziamo un po' spendendo tutti i punti che abbiamo, i log che abbiamo. Rinforziamo le pareti, perché questo è importantissimo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Poi mettiamo anche qui. 1, 2, 3. Tac e tac. 4. Lui non si ricorda nulla, la storia continua, la viviamo in modo abbastanza passivo. Scendiamo in verticale adesso e vediamo di recuperare la roba. Magari qualche anima nella notte per fare altre trappole. Questo non dovrebbe farci le palle. L'ho già ucciso una volta e ci ho messo un bel momento e mi ha dato un sacco di anima. Mi chiedo che cosa sia questa. No, la mia vita non è il massimo. Vacca! Via 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 via. Fuggono anche i funghi. Scusate, mi perdo. Ok. Coniglia. Ok. Niente, adesso vediamo. Riusciamo a cucinare qualcosa. Equip cooking. Vediamo. Richiede il forno. Richiede il forno, richiede il forno. Ma magari facendo il fuocherello riusciamo. Ah, è un po' scomoda questa cosa di dover continuamente passare dal crafting a lì. Comunque il fuoco lo mettiamo qua, perché sennò poi mi fa incasinare. Cooking, sì, riusciamo, vedete, a cucinare un po' di roba prima di prendere inevitabilmente fuoco. Vedete, se stiamo vicino prendiamo fuoco e la vita inizia a scendere. Comunque adesso è già cresciuto qualcosa, però ecco, vedete che una volta che noi andiamo a raccogliere non ricresce più, va ripiantato tutto manualmente. Allora, vediamo un po', abbiamo preso Baked Potato. Ah, ok, ottimo, i funghetti cotti non ci danno quell'effetto collaterale. E adesso possiamo andare anche a mangiare il watermelon, l'anguria. Ok. Carota, cresciuta bene, non ancora pronta però. Ok. Bene, attendiamo la notte e poi ci salutiamo. Così almeno abbiamo visto un pochino come funziona. Riusciamo a fare solo uno di questi con 5 stone, perché siamo qui, tanto non dovrebbe. No, non volevo metterlo lì. Vabbè, non dovrebbe avere effetti su di noi, quindi. Scusate, adesso voi sfuggite. Io no. No, torniamo indietro. Non c'è la corsa, non devi parlare alla vista. No, fungo un tempo adesso. Arriva la notte. Allora, facciamo qua. Qui. E lo facciamo qui. Perfetto. Attendiamo la notte, vediamo se arrivano dei funghi. Dei funghi, degli scheletri, scusate. Carota pronta? Yeah. Voglio le anime. Poi proviamo anche a dormire nel letto, che magari ci dà un buon effetto.
fa passare magari la notte di colpo, non lo so, adesso lo esploriamo, sì. Quello poi siamo messi piuttosto bene come vita, come vediamo. Beh, non, quindi non arriva nessuno. Cos'è questo? Ah, il charcoal. Scusami, vieni qui. Bene, ciao. Scusami, perdonami. No! Quante anime mi hai lasciato? 27. Riusciamo a craftare qualcosa di interessante con 27 anime? Riusciamo a fare la Fire Wand. Fantastico, che al 100%. Voi non potete passare 7% a volta. Sì, lui poi continua ad avere questi flashback dell'aereo, continua ad incontrare una donna morta per terra con il vestito bianco, non l'abbiamo vista, con questi continui flashback. Quindi c'è questa storia da vivere che... Ok, ci siamo messi a dormire ed è arrivato il giorno. Perfetto, dovremmo anche recuperare vita, forse, letto. No, non mi va. Comunque, ragazzi, questo è il gioco. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo avete già giocato. Abbiamo sopravvissuto 2 giorni, vedete la temperatura in Fahrenheit del corpo che cambia in tempo reale. Fatemi sapere, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video gameplay. Ciao, ciao!